Sinceramente io qui a Bari, a parte, diciamo, non l'abbiamo ancora visto a Bari, il Bologna, però alle altre squadre, lo stesso Carpi che è prima in classifica, non è che mi hanno fatto questa impressione. Bisogna, diciamo, seguire questo trend positivo e appunto creare entusiasmo. Questo risultato, come ha detto Salvatore, può creare entusiasmo all'interno del gruppo, nella piazza calda come quella di Bari e, ripeto, però bisogna vedere partita dopo partita ora. Ovviamente in attesa poi di ulteriori rinforzi dal mercato. Michele, a chiudere anche un commento anche su quello che poi è il vostro lavoro sul settore giovanile, che comunque sta dando buoni risultati. Tra l'altro lunedì inizierà il torneo di Viareggio, proprio ci sarà l'esordio, il debutto del Bari alle 15 al San Pio contro il Vicenza. Sì, la società con il presidente Gianluca Paparesta e Romeo Paparesta hanno puntato molto sul settore giovanile e la dimostrazione appunto è la partecipazione al torneo di Viareggio, forse il torneo più importante, un torneo internazionale, più importante per i giovani e ci tenevano appunto alla partecipazione. Tra l'altro si farà un girone a Bari e non è mai avvenuto. Comincerà appunto il 2 con Bari-Vicenza. Si sta lavorando bene, si è partiti da zero, però diciamo che sia dalla primavera ai Pulcini 2004 si sta facendo, penso, un buon lavoro, però bisogna sempre fare meglio. Tanto oggi invitiamo Barbara e Salvatore che sono in studio perché qui fa un freddo davvero incredibile. Comunque, un grazie a Michele Andrisani. Grazie a voi, saluto tutti in studio. Barbara, poi a tra poco ancora dallo Stadio San Nicola. Grazie, grazie Christian, Qui fa grazie a troppo voi. caldo, se ti può Sì, consolare, anche qui si troppo. muore un po' di caldo, infatti sono a mezze maniche apposta. Immagino insomma, l'arietta che si sente allo stadio. Tra l'altro oggi si è anche rischiato di non giocare per un Col problema 4 tecnico. 4-0 va bene tutto. Va bene tutto, hai Va bene, ragione. qualsiasi clima. Salvatore, un'immagine che dispiace sinceramente vedere questa sera. A fine partita una squadra che saluta la curva e Bagua che si spiaggia a braccia aperte esultando insieme alla curva nord, un capitano che invece gioca gli ultimi minuti, entra in campo giocando a testa bassa e scende subito negli spogliatoi senza salutare i tifosi che lo fischiano appena lo vedono a bordo campo. E questo sinceramente, personalmente dispiace. Sì, dispiace, ma oramai credo che si sia interrotto qualsiasi possibilità di riallacciare qualcosa. Purtroppo Bari tra i suoi eccessi c'è anche questo, a volte non riesce a passare sopra a niente. Quando prende di mira un giocatore, ne abbiamo visto tanti altri esempi in passato, che hanno perdonato poche cose, Caputo ormai è nell'occhio del ciclone. A sto punto mi dispiace dirlo, però credo che sia un bene per tutti, per lui in primis, di cambiare aria, perché se deve rimanere qui a dispetto dei santi e giocare tutte le volte Certo. con il pubblico addosso che non ha fiducia, che lo fischia, credo che sia un. Non vedo vantaggi da parte di nessuno, quindi Assolutamente. credo che se trovano la soluzione giusta, che lui possa andare a giocare, a liberarsi ormai di questo fardello che secondo me è difficile da sopportare. Insomma, ecco, io immagino, tu immagino tutto il resto dell'anno se dovesse rimanere Caputo, No, se sarebbe l'atteggiamento, no, se difficile. l'atteggiamento dovesse rimanere questo. È chiaro che se poi con la mediazione della società, dell'allenatore, rientra qualcosa, Tra l'altro te abbiamo lo visto tieni. Nicola che applaudiva verso la curva Sì, nord, ovviamente in maniera del cercando tutto di provocatoria. interrompere, sì, perché in questo momento comunque Caputo è in forza al Bari e, come dire, Il presidente, tra l'altro, Paparessa ha detto che fino ad ora fischiarlo. non si muove nessuno, fino a Sì, quando sì. magari non ci saranno altre mosse di Ma mercato, ripeto, è però una per il situazione momento, molto, molto brutta, molto difficile da soprattutto per il gestire, no, ragazzo. ma per tutti, ma anche per il pubblico, cioè voglio dire. Non vede l'ora di fischiare, cioè fischiare un proprio giocatore è sempre brutto, antipatico. Il Immagino se capitano dovesse, addirittura. sì, l'ex capitano fino a qualche settimana fa, adesso non essendo E fuori c'è la fase passata Defendi. Defendi, però la situazione adesso è diventata, secondo me, molto molto pesante, molto pesante. D'accordo con te. Diamo la linea ai nostri telespettatori. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, sì. Pronto, buonasera, sono Vito.
Niente, innanzitutto voglio, stasera siamo felicissimi per questa vittoria del nostro Bari. Una cosa che vorrei dire, innanzitutto iniziamo con gli scongiuri per il telespettatore che ha chiamato prima, che ha detto dopo la vittoria del 4-2 contro l'Avellino. Io credo che oggi si può, non diciamo, non parliamo di rinascita del nostro Bari, ma diciamo che Nicola sta facendo un bel lavoro. Abbiamo visto una squadra che risponde sul campo con pressing, insomma, gioca su ogni palla. Abbiamo fatto una bella partita. Io spero che oggi sia l'era di un nuovo inizio, ecco. Una sola cosa, siamo dispiaciuti perché siamo con amici in macchina, l'uscita di Caputo. Noi siamo dei tifosi che non hanno mai fischiato Caputo allo stadio perché è sempre un giocatore del Bari. Però mi è dispiaciuto che lui sia uscito così in quella maniera, e addirittura io credo di aver visto che qualche giocatore abbia cercato di fermarlo. A questo punto, se proprio devi andare via perché tu a Bari ormai non puoi più starci, guardi, l'accompagno io a Catania con la macchina, non ci sono problemi, però l'importante è che risolviamo i problemi del nostro Bari, che sono più importanti. Grazie per il tuo intervento. Beh, quello che abbiamo detto un po' fino ad ora, no? Dispiace, magari i compagni hanno cercato di tirarlo, però giustamente non credo che La situazione è pesante nell'animo. Poi Caputo non è mai stato una persona ipocrita, quindi è andato dritto perché non voleva giustamente festeggiare, perché per lui non c'era nulla da festeggiare, magari in corso l'avrà fatto, assolutamente. Noi ci prendiamo nel frattempo un attimo di pausa, torniamo tra pochissimo.